Buongiorno, faccio questo video perché mi è stato richiesto di far vedere meglio e in maniera più dettagliata come si fa la cassettina del fruttivendolo. Lo sto facendo adesso con un filato molto più grosso e un uncinetto più grosso, così da farvi vedere meglio i passaggi. Allora, iniziamo con una catenella di 11 maglie, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vedete? 11 maglie. Saltiamo la prima maglia, andiamo a lavorare sulla maglia successiva e facciamo in questo modo 10 maglie basse. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 maglie basse. Abbiamo fatto il primo giro, vedete? Ora dobbiamo fare altri 7 giri. Maglie basse, dobbiamo farne in tutto 8. Naturalmente, per girare facciamo la catenella, giriamo e lavoriamo le nostre 10 maglie basse. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Di nuovo catenella per girare e ancora le nostre 10 maglie basse. Una, 2 e continuiamo. Quindi per girare facciamo la maglia bassa. Facciamo quindi in tutto 8 giri di maglie basse. A dopo. Ok, allora io ho fatto i miei 8 giri e adesso vado a fare il bordo della cassettina. Come avevo già detto nel video della fruttivendola, lavoro in costa. Faccio quindi una catenella e vado a lavorare in costa. Posso lavorare sia in costa prendendo, vedete, le due costine, in costa davanti, sia in costa retro. Il risultato non cambia, cambia soltanto la base. Se lavoro in costa davanti, la base della cassetta è questa. Se lavoro in costa retro, la base della cassetta è questa. Però il risultato finale è lo stesso. Adesso vi faccio vedere lavorando in costa. Lì avevo lavorato in costa davanti, qui lavoro in costa retro. Così vi faccio vedere tutto il giro. Guardate, ho fatto la catenella per girare e adesso vado a prendere la costina di dietro. Vedete? Costina davanti e costina di dietro. Quindi vado a lavorare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vedete che rimane il bordino? 7, 8, 9 e 10. Ok, fatto le prime 10 maglie. Vedete come si vede? Guardate il bordino della cassettina. Qui si vede meglio col filato grande. Guardate. Adesso devo andare a lavorare sul bordo, qui dove ho fatto io gli 8 giri. Qui non ho un bordo da prendere, quindi lavoro tranquillamente maglia per maglia. Non faccio per girare nessuna catenella, quindi continuo e faccio una, 5,
6, 7 e 8. Sono di nuovo sul lato lungo da 10 maglie e adesso vi faccio vedere questo rigo che vedete qui sarà il bordino e andremo a lavorare. Guardate, vi faccio vedere. Andremo a lavorare. Vedete questi anellini? Allora, questo è il bordo. Vedete gli anellini che sono qui? Questi, questi anellini qui. Quindi andremo a lavorare questi anellini qui. E facciamo. Uno. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette. 10. Siamo di nuovo. Vedete come prende la forma? Poi questo qua il filo lo nascondiamo. Siamo di nuovo sulla base corta e lavoriamo. Una, due, tre, quattro, cinque. 6, 7, 8. Abbiamo finito il primo giro. Guardate che la cassettina già comincia a prendere forma. Vedete? Comincia già a prendere forma. Adesso andiamo ad agganciarci al primo. Una maglia bassissima alla prima maglia che abbiamo fatto in questo modo e facciamo la catenella per alzarci e questa volta lavoriamo però le maglie normali prendendo tutte e due le asole. Quindi faremo una, due, tre, quattro, cinque, sei. Il secondo giro sarà normale. Vedete? 6, 7, 9 e 10 sul primo lato. Poi 8 di qua, 1, 2, sempre normali, 3, 4, 5, 6, 7, 8 da questo lato. E adesso 10 dal lato lungo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 dal lato lungo e gli ultimi 8 dal lato corto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Chiudiamo il tutto con una maglia bassissima in questo modo e tagliamo il filo.
Vedete? Poi, naturalmente, nascondiamo tutti i fili. Li fermiamo e abbiamo ottenuto la cassettina. E vedete che si vedono le maglie che fanno da righetto. Naturalmente poi se volete lo potete inamidare. Io questo adesso l'ho fatto con la lana grossa. No, ma se lo fate di cotone già è più rigido, ma poi si può anche inamidare. Spero questa volta di essere stata più chiara e ci vediamo al prossimo video. Grazie.